Eccoci, allora un codice per spiegare la vita. Abbiamo scoperto che l'elica del DNA ha una memoria, cioè è la somma di un certo tipo di aggregazione di molecole che danno una memoria e questa memoria servirà poi appunto nella fase riproduttiva. E in questo senso andiamo a vedere cosa ci racconta il nostro primo contributo. Un codice unico per spiegare la vita. L'uomo ha da sempre cercato un codice univoco per poter spiegare i fenomeni ai quali assisteva e per poterli poi condividere e comunicare con gli altri. Lo cercava Einstein con i numeri, lo ha cercato Lord Thomson Kelvin nel mettere a punto un sistema di misurazione assoluta della temperatura di luce e calore. Per trovare le risposte, l'uomo nel tempo si agevolerà di strumenti come il microscopio elettronico, che saranno dei mediatori per andare oltre i limiti posti dai nostri sensi: vista, udito, tatto, olfatto. Fatto gusto. Nella sua teoria dell'evoluzione, Darwin si era basato sulla regola dell'esclusione, del caso e della necessità. Piccole mutazioni naturali casuali e l'ambiente selezionavano quelli adatti, eliminando gli altri. Se c'è una competizione, il più forte vince e sarà lui a sopravvivere, a riprodurre la sua specie, tramandando i propri geni. Ci sono insetti e animali che, ad esempio, sopravvivono senza problemi alle radiazioni solari, adattandosi all'ospite così da non farlo morire. Nel primo caso, il virus non sopravvive e finirà la sua esistenza. Nel secondo caso, invece, il virus vive manifestando la sua forza nella capacità di adattamento. È una guerra che si combatte a livello biologico. Darwin aveva avuto un'intuizione osservando le mutazioni che interessavano le specie animali, un'intuizione che non era il metodo scientifico di Galilei, che prevedeva di poter ripetere l'esperimento un numero infinito di volte ottenendo un risultato sempre uguale. Così spiegare un evento a parole diventava una cosa imprecisa e generica. Per dare delle spiegazioni sempre più precise, l'uomo ha cercato una specializzazione nei vari ambiti, sempre più accurata. Avviene in ambito sanitario, dove un medico si specializza diventando un esperto di quella sua materia specifica. Ma cercando una conoscenza sempre più approfondita nel singolo settore, c'è il rischio di perdere di vista l'insieme dell'individuo e l'insieme dell'intero organismo umano. L'uomo è un tutt'uno tra cervello, muscoli, organi, ossa e sensi. È l'insieme di tutto questo che risponde e si adegua all'ambiente in cui l'organismo vive. Reagisce e si adatta alle tante variabili che si presentano, modificando il proprio comportamento, ammalandosi o sopravvivendo nel modo più opportunista possibile per vivere a lungo e potersi riprodurre. La risposta però non dipende dalla volontà dell'individuo, ma dalla capacità del suo corredo genetico di rispondere efficacemente adattandosi alla realtà che lo circonda, una capacità che diventa un bagaglio di informazioni genetiche, che rappresenta un'eredità che sarà poi trasmessa alle generazioni successive. Ecco, dottoressa Cortegiani, questo è lo spunto per dire che noi abbiamo la realtà, l'abbiamo suddivisa in varie materie, però è tutta una, è quello che dice Einstein. Dio non gioca a dadi, non fa le cose a caso, una funziona così, una funziona colà. E allora qualche scienziato è riuscito, come abbiamo portato come esempio, di trovare un metodo per identificare una sequenza oppure una congiunzione tra due fenomeni che sembrano separati, invece Kelvin, per esempio, un piccolo esempio, ma era l'ansia che era nella testa di Einstein quando cercava la formula completa per spiegare tutti i fenomeni e questo naturalmente non ci è riuscito. È stato un po', diciamo, emarginato in questo senso, ma successivamente oggi stanno riprendendo in mano quella teoria di unificazione dei fenomeni per trovare il codice univoco di tutte le spiegazioni. Se mi aiuta in questo senso, la Allora, io le ringrazio. aiuto volentieri, ma prenderei anche un po' degli spunti che lei ci ha dato prima, perché secondo me erano interessanti su quello Sì. che della nostra esperienza di vita poi effettivamente arriva, no? Nel piccolo che lei diceva quando mettiamo insieme la nostra informazione genetica. La prima cosa interessante di tutto questo, abbiamo detto, lei ha detto, ma come mai qui da questo codice genetico viene fuori un Putin, non viene fuori un me? Effettivamente credo che oggi siamo abbastanza concordi nel capire che effettivamente le molecole, un po' come hanno detto i miei colleghi, la molecola del DNA contiene delle istruzioni, non si fa quello per il quale non abbiamo le istruzioni, però d'altro canto una cellula non è un oggetto isolato, riceve stimoli dalle altre cellule e l'organismo riceve stimoli dall'esterno, per cui tutto
tutto quello che è l'ambiente in qualche modo chiede quale parte dell'informazione venga utilizzata. E pertanto vengono fuori discorsi che hanno fatto giustamente i miei colleghi sul fatto che mano a mano che l'individuo cresce, l'individuo di fatto si viene a formare con l'effetto della casualità, degli eventi della nostra vita, con l'effetto dell'ambiente, con l'effetto della cultura, che tutti interagiscono col nostro DNA. Non viene fuori quello che sul nostro DNA non c'è scritto, ma quali parti del nostro DNA usiamo sì, e siccome ce n'è proprio tanta di informazione, la combinazione di informazioni che viene fuori produce cose straordinarie. Per cui effettivamente ridurre in modo estremamente riduzionistico quello che siamo alle sole istruzioni del DNA credo che non sia condivisibile da nessuno, credo che sia condivisibile certo. Proprio questa cosa. Però l'intuizione interessante di Darwin era che sono le nostre caratteristiche innate che passano alla generazione successiva, non la nostra esperienza di vita. Questo a volte lo pensiamo in modo molto semplice: se io passo tutta la vita a studiare la biologia non è che mio figlio nascerà che conosce già la biologia, o se io sono un culturista non nasce già con i muscoli, certo. Perché quella è la parte di informazione che sta scritta anche sulle mie molecole, ma che accumulo nella mia esperienza di vita. Allora viene fuori la domanda: che cosa passa della mia esperienza di vita alle generazioni successive? Veramente passa solo il DNA o una parte di questa esperienza che si traduce in modifiche anche della molecola del DNA stessa passa ai piccoli della generazione successiva? Ed era un po' quello che lei ci suggeriva, cioè ci sono queste due informazioni che in una qualche misura si assommano. La risposta a questa domanda, diciamo, è interessante, difficile e ancora aperta. Nel senso che in parte ci si divide un po' da lungo tempo nella biologia tra quelli che pensano che sta tutto nel DNA, e quindi appunto tutte le malattie, tutte le nostre caratteristiche le vanno a cercare nelle caratteristiche del DNA, e quelli che vedono la prevalenza dell'ambiente, esiste la genomica ambientale che ci racconta come nascere in certi ambienti urbani significa avere una probabilità di contrarre certe malattie croniche distintamente diversa che vivendo in altri ambienti urbani, fare dei lavori piuttosto che altri, e in cui forse, non so, da uno spunto che potrebbe commentare il professor Pilastro, essere in una posizione sociale svantaggiata crea delle condizioni di stress, come succede un po' in tutti gli animali, anche nell'uomo, che porta a una diversa riproduttività delle cellule, quindi a una diversa epigenetica, quindi a una diversa probabilità di avere malattie. Ma quanto di tutto questo arriva alla generazione successiva? Allora, questo per scoprirlo, come diceva lei, c'è un metodo scientifico, quindi dobbiamo poter avere un esperimento, andare a vedere se troviamo le tracce di questa modificazione genetica, se quando facciamo riprodurre degli organismi in vitro poi passa l'informazione. In parte lo conosciamo abbastanza bene per le piante, perché le piante le coltiviamo da tantissimo tempo, selezioniamo i semi, selezioniamo quelle che vogliamo far crescere, quindi sia per esperimento che per esperienza abbiamo imparato a conoscere questa cosa, e abbiamo scoperto che alcune caratteristiche che in qualche modo l'ambiente induce sulle cellule passano anche con la riproduzione cellulare alla piantina. Quanto questo succede nell'uomo è ancora oggetto di un grosso punto interrogativo, perché non abbiamo esperimenti per ragioni etiche così sistematici. Allora si raccontano alcune storie come quella che ha raccontato, cioè storie, in realtà esperienze come quella che ha raccontato il professor Tamino, in cui a seguito di una carestia cambia la regolazione delle informazioni genetiche, cambia il metabolismo, e lo si vede nelle generazioni successive. L'altro collega ha dato uno spunto: sappiamo per certo che delle cose che succedono alla madre effettivamente influenzano lo sviluppo del feto, e questo ci porta a tutto un discorso di nuovo di genomica sociale che ci chiama ad una responsabilità nei confronti degli altri, perché se sappiamo che un certo contesto ambientale aumenta la probabilità di avere una certa malattia, è eticamente accettabile che noi lasciamo quel contesto ambientale, è economicamente vantaggioso il fatto che noi curiamo la malattia invece che prevenirla, e nello stesso modo abbiamo un dovere etico morale di porci il problema se sappiamo che delle condizioni ambientali della madre condizionano poi lo sviluppo del feto. Questo è estremamente importante. Ma quanto della nostra esperienza di vita effettivamente passa ai piccoli? Aveva capito bene Darwin quando diceva solo le nostre caratteristiche innate? Allora, la biologia molecolare ci porta a vedere che effettivamente nella fase in cui nel nostro corpo alcune cellule vengono destinate ad essere cellule della linea germinale, mentre il resto del nostro corpo fa molta esperienza dell'ambiente, le cellule della linea germinale non solo ne fanno poca, ma anche vengono proprio azzerate una parte dell'informazione epigenetica che hanno. E nel momento della fusione proprio della cellula uovo e dello spermatozoo nell'uomo, si sa che ci sono due cose interessanti che succedono: in parte una parte di queste molecole che danno struttura al DNA vengono rimosse, e addirittura in particolare il DNA che viene dallo spermatozoo perde le proteine che aiutavano la sua struttura, che quindi determinavano quali parti fossero lette e quali no, e ne acquisisce di nuove che vengono dalla cellula femminile e che sono più acetilate, si dice, quindi comportano una diversa conformazione, una diversa capacità di lettura di questo DNA. Ora, se questo succeda, perché il DNA maschile attrae di più? Mi scusi l'interruzione, prevale il DNA dell'uomo rispetto a quello femminile o viceversa?
Allora, se no ci dicono siamo maschilisti. Diciamo che è stato evidente sin da subito che se un po' di epigenetica passava, doveva essere quella femminile, perché il DNA maschile sembra essere spogliato da queste caratteristiche epigenetiche. In realtà quello che noi pensiamo oggi è che tendenzialmente, tra l'altro le due cellule, maschile e femminile, si incontrano in momenti dello sviluppo della cellula diversi. Ecco perché quello femminile riesce a spogliare il DNA maschile, a dargli le sue proteine, proprio perché è la fase del ciclo cellulare che prevale. Però quello che noi pensiamo oggi è che questo sistema non è perfetto, e qualcosina passa. La grande domanda è quantificare quanto è questo qualcosina, su quali geni, su quali caratteristiche. E questo è ancora a livello di ipotesi. Quello che abbiamo chiaro è che è molto poco. E quindi Darwin ci aveva preso. Come facciamo oggi in qualche modo a cercare di studiare questa cosa in modo sistematico, come dice lei, con un metodo scientifico unificato? Perché l'idea di Darwin non è più solo una teoria, è qualcosa di più. Per tante, non solo tanti indizi accumulati, ma anche perché le stesse scienze dure della chimica, della fisica, ormai nella biologia molecolare ci sono in pieno, quindi vediamo come si muovono le molecole, possiamo fare delle esperienze in vitro. Oggi un'esperienza che facciamo per cercare di quantificare quanto è epigenetica e quanto è genetica sono gli studi che ormai esistono da più di 40 anni che si fanno sui gemelli. Ah. I gemelli identici condividono tutto il loro DNA, sono i cosiddetti gemelli omozigoti, hanno lo stesso DNA e possono avere un'esperienza di vita in buona parte comune se sono nati e cresciuti nella stessa famiglia, ma a volte è successo, e se pensiamo a un lungo arco di tempo e a tutto il mondo non è un evento così raro, che bambini dati in adozione siano cresciuti in ambienti diversi pur avendo lo stesso genoma. D'altro canto però abbiamo i gemelli eterozigoti, che nascono nello stesso periodo, nella stessa famiglia, crescono insieme, ma hanno... Cioè, spieghiamo ai telespettatori, certo, perché sennò loro, certo, si perdono. Monozigoti, eterozigoti. Sì. Monozigoti nascono due DNA. Le stesse insieme di molecole di DNA che danno origine a due cellule per le quali, almeno all'inizio, il DNA sono è identico. Sono speculari tra di loro. Sono identiche. È chiaro che nel momento in cui le cellule iniziano il loro sviluppo sono due esperienze diverse, ma certo, che sperimentano un ambiente molto simile, perché crescono nello stesso utero materno, crescono nello stesso periodo, nella stessa società. Sì. E quindi condividono, diciamo, grosso modo, perché non esattamente, le stesse memorie, mentre gli eterozigoti condividono lo stesso ambiente, perché sono due cellule diverse, si sono formati da due eventi di fecondazione diversi, quindi sono, cioè, a tutti gli effetti due fratelli. Due cellule femminili che sono state, diciamo, prese da due spermatozoi diversi, esatto, però l'origine è sempre madre e padre lo stesso. Quindi sono a tutti gli effetti due fratelli, quindi quello che condividono della propria informazione genetica è quello che due fratelli condividerebbero. Però non sono identici dal punto di vista genetico, sì, eppure però si sviluppano in utero nello stesso periodo, magari crescono nella stessa famiglia, allora loro condividono in pieno l'ambiente, ma solo in parte, circa il 50%, l'informazione genetica. Mentre invece quindi gli altri due... Sono epigeneticamente gemelli. Epigeneticamente sono per lo più gemelli, esatto. Ecco, questa è un'ottima osservazione. Quindi cosa facciamo noi? Cerchiamo di capire le caratteristiche anche estremamente complicate del nostro carattere quando sono più probabilmente uguali in due gemelli omozigoti, cioè col DNA uguale, rispetto a due gemelli eterozigoti. Sì. Se sono più probabilmente uguali nei primi, vuol dire che è il DNA a comandare, non l'ambiente. Se invece non c'è una grossa differenza o se prevale nei secondi rispetto ai gemelli separati, allora è l'ambiente che comanda. Allora, la risposta interessante è che, guardando con ambizione sia caratteristiche semplici che caratteristiche complesse, come l'inclinazione a sorridere, l'inclinazione a essere scettici o a credere, l'inclinazione a rischiare o a essere paurosi, diciamo queste sono le più complesse tra quelle che sono state guardate, ma se ne sono guardate anche molte di più semplici, quello che viene fuori è che quasi nessuna delle caratteristiche che noi esploriamo è al 100% genetica o al 100% ambientale. Però, sorprendentemente, alcune risultano con una percentuale di circa il 70% avere una componente genetica, e spesso sono cose che noi pensiamo essere molto personali nostre, delle forme di libertà. Cioè viene fuori che per esempio l'inclinazione a credere in Dio ha una componente genetica fortissima, l'inclinazione all'ilarità ha una componente genetica enorme, e sono due cose che noi tipicamente associamo alla nostra libertà, al nostro modo di essere, quindi ci fa quasi impressione pensare che, non dico che ci sia un determinismo totale nel nostro DNA su questo, ma che il DNA è una fetta importante del perché poi la combinazione di ambiente, caso e DNA ci ha portati ad essere così come siamo. Certo, certo. Professor Ernesto Burgio, quanto per esempio l'esperienza di una madre che è incinta può ricadere sulla
percezione del figlio e sulla, diciamo, la genetica del figlio e sulla epigenetica del figlio. Se la madre si spaventa piuttosto che sorride, piuttosto che ha una vita, diciamo, positiva o negativa, quanto incide? Quanto potrebbe incidere? Perché di certezza ne abbiamo poca. Allora, chiaramente siamo in una trasmissione e dobbiamo fare una seconda puntata, perché stiamo mettendo... Dovremmo fare altre 100, se prego. Troppe cose complesse. Diceva Albert Einstein, che è stato appena citato, che si deve semplificare ma non troppo, e qui rischiamo altrimenti di semplificare un po' troppo. Diceva anche, fra l'altro, il discorso dei dadi, c'erano altri due signori che erano Bohr e Stephen Hawking, che sostenevano che Dio gioca a dadi e come. Cerchiamo un attimo di fare il punto sull'epigenetica. L'epigenetica non è soltanto quelle poche marcature che vengono a determinarsi per un'esposizione, per esempio, da interferenti endocrini, per esempio, più o meno reperibili da una generazione all'altra. Questa è la punta dell'iceberg. L'epigenetica è una componente importantissima della trasmissione di, anche non di caratteri ereditari, ma di modalità di sviluppo. Vi faccio pensare come si costruisce il sistema nervoso centrale di ognuno di noi. Quello che c'è scritto nel DNA è una minima parte. Quello che si viene a determinare, però, per esempio, il modo in cui sono collegate le aree di Brodmann, le aree del cervello, non è scritto nel DNA, è però in qualche misura uguale in tutti gli organismi che fanno parte della specie Homo sapiens. E che cosa ha permesso questo collegamento così simile? È scritto tutto nel DNA o c'è una componente di software perfino nei tratti comuni di una specie? Allora, più si studia l'epigenoma e più si capisce che nei miliardi di anni e nei metazoi, quindi negli animali, negli organismi pluricellulari che nascono dal Cambriano, tutto questo avviene per circa 450 milioni di anni. Cioè l'epigenetica è un sistema, una modalità di acquisizione di nuove espressioni geniche che si trasmettono da una generazione all'altra e permettono o cooperano alla formazione delle specie. Quindi è molto più di quello che pensavamo. E quando parliamo dei gemelli, attenzione, quello che fino a 10 anni fa si pensava è che i monozigoti avessero essenzialmente, avendo la stessa sequenza del DNA, la tendenza a fare le stesse patologie. Si è visto che non è così. Si è visto che invece l'ambiente conta infinitamente di più e che moltissime patologie sono comuni negli eterozigoti. Perché? Perché la placenta spesso è comune, perché l'esposizione materno-fetale ai vari fattori che disturbano il software epigenetico è comune ai due gemelli eterozigoti tanto quanto ai monozigoti. Quindi più si studia l'epigenetica e più si capisce che il suo ruolo è enormemente importante e sottovalutato ancora, e che perfino, e come giustamente adesso mi chiedeva, quello che la mamma sente e vive, lo stress della madre, le emozioni positive o negative, non si limitano in qualche modo a disturbare il feto con un po' di cortisolo che disturba, diciamo, momentaneamente l'embrione o il feto e lascia poche tracce. No, letteralmente lo stress persistente determina una sorta di imprinting, per cui l'asse ipotalamo-ipofisi surrenalico, nel senso, e lo traduco, la tendenza di quell'embrione, poi di quel feto, poi di quel bambino, a reagire in modo eccessivo a ogni situazione di stress, è profondamente influenzata dal fatto che la mamma abbia vissuto una gravidanza più o meno serena e momenti di stress persistenti. Non è tanto la quantità, ma è la persistenza dello stress che conta, perché è come se in qualche misura determinasse una iperreattività del sistema, e tutto questo è epigenetica, capite? Non è la segnatura che si trasmette, è il modo in cui si gradua tendenzialmente l'espressività di un'intera regolazione epigenetica del sistema. Grazie, grazie, perché questi esempi ci aiutano a far capire ai nostri telespettatori
quanto interferisce o coordina l'ambiente su ciascuno degli individui e quindi quanto questa evoluzione avviene nello spazio-tempo di una vita. Ma professor Pilastro, quali patologie può determinare appunto la epigenetica e abbiamo abbastanza esperienza per dire, adesso io prendo un caso tra tanti milioni di casi, l'uso della plastica che invade tutto il nostro ambiente in maniera così ossessiva non è soltanto una questione estetica o una questione ambientale, ma noi ingoiamo quantità enormi di plastica e poi come le metabolizziamo e come le espelliamo non soltanto attraverso l'intestino ma anche attraverso tessuti eccetera, e quante sostanze assumiamo durante il giorno che sciolgono queste plastiche, perché io credo che le plastiche riciclabili sono le più pericolose proprio perché sono riciclabili, quanto questa vita che noi stiamo creando, che è estremamente comoda, perché è comodo buttare via la spazzatura dentro un sacchetto di plastica o tenere l'acqua dentro una bottiglia, ma quanto è nociva da un punto di vista epigenetico, e poi ci racconti lei cosa può succedere nell'epigenetica, nelle patologie derivate appunto da questo rapporto con l'ambiente che è negativo nei confronti dell'uomo, che non è nato certamente in questo ambiente, ha creato un ambiente completamente diverso e non è adatto a farlo. Prego. Diciamo, lascio una parte di questa domanda ai colleghi che sì, diciamo, sono sicuramente più competenti di me. Io faccio un'osservazione, diciamo, leggermente diversa, allora, che però magari penso possa essere interessante. Allora, quello che si può dire è questo, ed è che le scoperte relative all'epigenetica hanno messo in luce qualche cosa che è potenzialmente preoccupante. Ecco, diciamo, non è sorprendente che una madre sottoposta a stress abbia delle conseguenze di questo stress, non è sorprendente che ce l'abbia il figlio che magari si è sviluppato nel corso di questo periodo di stress, come potrebbe essere stata la guerra, eccetera, e tutta la fase di sviluppo, perché sappiamo che, diciamo, come siamo da adulti è il risultato di un processo di come dire, stimolazione ambientale che dura per un periodo molto lungo. Quello che l'epigenetica ha messo in luce è che l'esperienza, lo stile di vita del padre genetico, che quindi contribuisce esclusivamente con i suoi spermi, che contengono poco più del nucleo, diciamo, o meglio, poco più del DNA, con pur tutte le sue strutture, ma solo questo può avere un effetto sulla, si dice, il fenotipo, cioè sulla prole. Non so, per esempio, il fumo, l'alcol, la droga, bilanciata, può avere un effetto sulla prole, questo anche di un padre che poi non ha contribuito ad allevare la prole. Quindi, diciamo, un meccanismo mediato dalla perturbazione che l'epigenoma del padre subisce e che viene trasferito e si manifesta nella prole. Quindi, da questo punto di vista, ricollegandoci alla sua domanda sulle perturbazioni ambientali, l'epigenetica è un ulteriore campanello d'allarme, nel senso che ci fa capire e ci ha dimostrato che una perturbazione sperimentata dai genitori può riverberarsi nella prole, e negli esperimenti in laboratorio su animali o su piante questo effetto può arrivare anche alla seconda generazione. E quindi, da questo punto di vista, io non so dire esattamente la plastica che effetto possa avere, e non so neanche se in questo momento lo si possa stabilire, però certo è che il potenziale per avere effetti che vanno al di là della generazione che subisce o dell'interazione diretta genitori-prole nelle specie come la nostra, in cui, come dire, l'ambiente di educazione, di sviluppo si protrae molto a lungo,
ma questo si può osservare anche in generazioni successive. Allora, faccio un esempio. In uno studio che ha fatto un collega australiano sui pesci che studio anch'io, che sono Pecillia reticulata, questa specie di pesce è a fecondazione interna. I maschi si accoppiano con la femmina e poi fanno ciao ciao, come si dice. Quindi la femmina sviluppa le uova al suo interno e le partorisce. Quindi, diciamo, le condizioni della madre si sa che hanno un effetto sul, per esempio, il numero, la dimensione dei piccoli alla nascita. Una madre ben nutrita fa più piccoli, più in forma, eccetera. Ma quello che è sorprendente è che se il padre ha subito uno stress, in questo studio in particolare si è fatta una manipolazione della dieta, padri che avevano sperimentato una carestia producevano prole con femmine che erano state in condizioni normali, quindi non denutrite, ma questa prole risentiva della denutrizione dei padri. Quindi vuol dire che attraverso il poco, diciamo, contenuto di informazione, una volta si riteneva esclusivamente la sequenza del DNA, ma la sequenza del DNA ovviamente non viene modificata dal fatto che uno mangi poco, mangi tanto, in linea di principio, insomma, non molto. Quindi evidentemente tutti i meccanismi di regolazione sono molto più sensibili, e questo lo sappiamo, la regolazione genica è molto influenzata dalle condizioni ambientali. Ma quello che l'epigenetica ci ha detto è che queste perturbazioni della regolazione possono andare almeno ad una e probabilmente due generazioni oltre. Grazie. Dal punto di vista evolutivo, ecco, aggiungo solo una cosa. Ovviamente quello che è interessante è capire se queste risposte epigenetiche sono adattative. Faccio un esempio: un animale che durante la riproduzione percepisce la presenza di molti predatori nell'ambiente, produce prole che risente di questi stress, predatori. Ma questa risposta, diciamo, questo effetto sulla prole, predispone la prole a sfuggire ai predatori, ecco, per semplificare. Ci sono evidenze che in alcune specie che subiscono queste ondate di predazione, come esempio alcuni anfibi, eccetera, alcune di queste modificazioni possono essere adattative, e questo sarebbe un'addizione, come dire, importante, interessante al processo adattativo. In altri casi, e questo penso che valga per l'uomo, ma qui Ernesto e Gianni e anche la collega in studio lo sapranno dire meglio di me sicuramente, gli effetti epigenetici sono più di carattere, sono risposte più di tipo, non so, riverberazione di stress, direi più che risposte di tipo adattativo. Passo la risposta. Grazie, Formulo io una grazie, domanda, le rubo il grazie. Prego, prego. lavoro, No, no, faccio una no, no, ha domanda ai colleghi. fatto bene, è importante è che i nostri telespettatori ci seguano secondo una certa logica, appunto, e le esperienze che voi avete portato questa sera, Gianni Tamino. Io torno alla questione, ci sono esperienze di, lei spesso è nostro ospite sulla questione dell'inquinamento, quindi ci sono esperienze che la plastica possa in qualche maniera interferire con diciamo, il meccanismo della vita di un essere umano oppure degli animali. No, sicuramente, sicuramente. Allora, do delle risposte a livelli Sì, differenti. prego. La prima è secca. Cioè. Sì, nel senso che nella plastica vi sono componenti che quando si liberano, e parliamo soprattutto di microplastiche, Sì, cioè quelle che non vediamo, esatto. che mangiamo insieme col pesce, mangiamo insieme con quello che viene trovato. Posso fare un Sì. esempio? Quando il nostro tagliere è fatto di plastica e noi Certo. tagliamo la verdura, Sì. facciamo delle micro, cioè, poi ce le Ma mangiamo, certo. ecco, non sappiamo che ci stiamo inquinando. Perché? E allora è meglio prendere un tagliere di legno, Sì, faccio per dire. sicuramente. Prego lei. Diciamo che nel componenti della plastica vi sono componenti aggiunti o intrappolati, eccetera, che sono interferenti endocrini, quelli di cui parlavo prima, Sì. che hanno un'azione sicuramente epigenetica, per esempio. Sì. È una di quelle forti, quelle che Ernesto Burgio diceva, non è solo quello, perché ha ragione, è ben di più. E qui viene il discorso che non sappiamo bene, ma io ricordo una cosa che ho scritto perfino nella mia tesi di laurea, mi sono laureato nel 1970, quindi Caspita. pensate,
Ma per forza, quelli che avevano elaborato queste cose qui erano precedenti a me, da Waddington ad altri autori, che parlavano di come reagisce l'organismo agli stimoli ambientali, eccetera. E una delle osservazioni che veniva fatta era questa: se noi consideriamo in termini, come siamo abituati a fare, numerici di calcolo, quante informazioni serve per determinare la struttura del sistema nervoso, o quanta informazione serve per molte delle strutture del nostro corpo, beh, misurando in bit, cioè in scelte binarie, tutta l'informazione contenuta nel DNA non è sufficiente. Ah. Assolutamente no. Cioè è evidente che... Mi scusi... Semplifici il concetto bit, per i nostri telespettatori. Il bit è quello che tutti usiamo, l'informazione. Il bit vuol dire scelta binaria. Mm. Allora, quando io devo fare qualunque cosa e devo usare informazione, l'informazione si può suddividere, quella necessaria, in scelte successive. Di qua, di là, destra, sinistra, sopra, sotto, eccetera. Queste sono scelte binarie. La somma delle scelte binarie determina quanta informazione mi serve. Bene, l'informazione necessaria e il calcolo dell'informazione contenuta nel DNA non è semplicissima. Io l'avevo già fatto negli anni 70, appunto alcune mie pubblicazioni riguardano proprio questo, per questo ne parlo, ma la quantità è decisamente inferiore all'informazione necessaria per le strutture. Perché? Perché in realtà noi non abbiamo la rigidità delle strutture determinate, ma abbiamo enzimi, abbiamo molecole, abbiamo segnali che nelle loro relazioni determinano la norma di reazione dell'organismo a stimoli ambientali. E senza questi stimoli ambientali non avremmo l'organizzazione del nostro corpo, non avremmo la nostra evoluzione individuale, cioè... E questo è intuitivo, cioè non ci vuole, ma è questo che è determinante. Cioè noi dobbiamo capire che se non abbiamo la capacità di utilizzare quell'informazione come punto di partenza per una stimolazione, una reazione, quella di per sé non è sufficiente. Ecco, allora, quando noi introduciamo segnali spuri o dannosi o sbagliati, noi danneggiamo quelle potenzialità dell'informazione di base e automaticamente o ricreiamo, come diceva Ernesto Burgio, dobbiamo riprogrammare in qualche modo per adattarci. Possiamo anche usare dei sistemi di emergenza. Sì. Per esempio noi abbiamo una cosa che è stata verificata prima della conoscenza del DNA, cioè sì, i trasposoni. Barbara McClinton, studiando il mais, si rese conto che vi erano possibilità che porzioni di DNA saltavano, jumping dicono, sì, cioè saltellanti, saltavano da una parte all'altra. Venne presa per pazza, dopo le hanno dato il premio Nobel. Ecco, questo per far capire, ma non sapeva come era organizzato il DNA, perché lo disse prima, e però questo è un'indicazione di come questo materiale ha molte potenzialità e a seconda di come vengono disposti i geni, e poi i geni sono quelli strutturali che codificano proteine, sono meno del 2% del totale. La stragrande maggioranza del materiale genetico è regolatorio, sì, serve a queste norme di reazione, serve a trovare... Io posso avere gli stessi materiali, ma con gli stessi materiali posso costruire case completamente diverse. È un calcolo combinatorio infinito. Sì, e però non è infinito perché ovviamente non è che andiamo a casa, ecco, se no andremo nel caso totale. No, non è infinito, ma però è senza l'informazione che viene dall'esterno, quell'informazione non è sufficiente. Anzi, nel corso dell'evoluzione si è passati sempre più, passando da batteri a organismi più complessi, ha necessità di estrarre informazione dall'esterno per realizzare la complessità dell'individuo, mentre nei batteri inizialmente era molto più rigida
la struttura, il corrispondenza tra struttura genetica. Allora, io cambio improvvisamente il campo. La stessa cosa succede anche con i virus, visto che viviamo da 2 anni in un caos totale. Allora, i virus sono ancora una cosa più complicata. Già i batteri non hanno le nostre caratteristiche, sì. Non hanno un cromosoma in cui vi è la presenza di proteine che determinano una struttura, quindi, e sono più rigidi. Per esempio, è un po' complicato, ma la regolazione dei geni avviene mediante meccanismi chiamati operoni nei batteri, che sono abbastanza strutturali e rigidi. Invece negli organismi superiori il meccanismo è molto più complesso e libero, cioè richiede i segnali, richiede sì. meccanismi, anche l'operone, ma molto interattività in modo con l'ambiente. L'ambiente influisce sulla modifica e la complessità sì. è garantita dall'interazione tra l'informazione genetica e il fatto che delle informazioni ambientali ci dovranno essere. Perché se io, è un po' quello che l'esperienza questa in psicologia, se io tolgo gli organi di senso, cioè li chiudo sì. Alla nascita, non ho esperienze con l'esterno, non ricevo informazioni dall'esterno. Ma non sono solo gli organi di senso, anche le cellule ricevono, hanno organi in qualche modo per ricevere informazioni, e all'interno della cellula ci sono informazioni che tutte incidono sul funzionamento anche del sistema informazione genetica. È questa complessità che determina poi il risultato. Certo, non è facile oggi dire esattamente come sono le cose, certo. Però è da questo che dobbiamo vedere, tenendo presente una cosa, che questa complessità non è del tutto prevedibile, perché gli eventi sono comunque in parte non predeterminati. Questo però ci garantisce di essere liberi, perché il fatto che non siamo geneticamente determinati, ma deriviamo da un'interazione tra un'informazione genetica e fattori esterni, in parte anche dovuti a noi, perché ogni scelta che noi facciamo, sia scelta diciamo biologica, sia nel caso dell'uomo anche scelta voluta, condizioniamo le scelte successive, sempre con gli stessi materiali biologici e genetici. Certo, certo. Scusi, posso cogliere il suo spunto sui virus? Prego. No, anzi, secondo non me... avevo risposto. Ci sono delle cose interessanti che sono sì. emerse, quindi in realtà anch'io forse la metto dentro al calderone per avere anche la reazione degli altri in questa cosa, perché secondo me abbiamo capito, ma è vero anche per i batteri, come l'ha spiegato bene il collega, che effettivamente comunque l'ambiente certo. incide su quali geni vengono espressi, il meccanismo con cui lo facciamo sì. che è diverso, no? Però la percentuale quasi ci sembra pensare che in qualche modo l'ambiente ci induca a cambiare, che era un po' una delle cose, no, che erano alla base un po' anche del dibattito darwiniano, cioè l'ambiente ci spinge a cambiare. Allora a me viene da dire che in realtà, per come abbiamo capito l'evoluzione, non è proprio così. Quello che succede è che un ambiente può essere difficile per la nostra sopravvivenza, e se per caso i nostri meccanismi molecolari trovano una via che li fa sopravvivere, allora avviene quel cambiamento. Potrebbe succedere che i nostri meccanismi molecolari questa via non la trovano? Sì, e infatti quanti viventi si sono estinti? Ora, la questione però è che noi abbiamo capito che anche per ragioni termodinamiche, per tornare all'unità di tutte le scienze, è quasi impossibile che la replicazione del nostro DNA sia perfetta. La replicazione del DNA umano si avvicina alla perfezione, fa pochissimi errori quando duplica il DNA, però non li fa zero, quindi c'è sempre una varietà. Che è completamente casuale, inaspettata, e sta in questo inaspettato il fatto che in un certo ambiente stressante, la presenza di un virus, di un predatore, di qualcos'altro, può emergere una caratteristica che ci fa sopravvivere. Secondo me la cosa interessante dei virus è che i virus possono costituire un ambiente ostile nel quale inaspettate caratteristiche umane possono portare una certa umanità a sopravvivere meglio degli altri e quindi trasmettere i propri geni, ma hanno anche un ruolo duplice, perché alcuni dei virus con i quali noi interagiamo riescono a infilarsi nel nostro DNA certo. e ad aumentare la probabilità di mutazione del nostro DNA. Allora certo. i virus sono uno dei tanti elementi che scompiglia la perfezione della trasmissione genetica del nostro DNA. Ora, fino adesso noi ne abbiamo di noti che intervengono sul nostro corpo, non sulla prole. Facciamo un esempio: il virus dell'HPV, che è particolarmente noto, il virus del papillomavirus, è noto perché quando ce lo prendiamo, e ce l'hanno in tantissimi, si infila nel nostro genoma e a un certo punto, prima o poi, può aumentare la probabilità di mutazione delle nostre cellule, e in realtà il tumore all'utero, che è relativamente raro, è associato
in una percentuale altissima di casi proprio la presenza del papillomavirus, ecco perché oggi ci vacciniamo, no? Quindi in realtà le altre forme di tumore che si trovano sono dovute prevalentemente alla vecchiaia, all'invecchiamento e all'accumulo di errori. Ma quelli non di vecchiaia hanno spesso a che fare con un virus che scompiglia il nostro DNA. Quindi in realtà i virus sono, come dire, dei doppi attori, sia del poter creare un eventuale ambiente ostile, ma lì è soltanto la mutazione casuale del nostro DNA che ci porta eventualmente a rispondere, potrebbe anche succedere che non rispondiamo, sia nello scompigliare i nostri geni. E questo ruolo i virus l'hanno avuto non solo nell'interazione con noi umani, perché è stato nominato molto della flessibilità genetica dei batteri, e là i virus spesso si trascinano in pezzi di DNA con sé, vanno a formare delle mutazioni, quindi secondo me questo è un pezzo interessante. E l'altro spunto che volevo prendere è quello che appunto arriva dal collega Pilastro, perché effettivamente ci sono due cose interessanti sulle quali io non saprei dire, ma sto attenta a quello che vedo che si scopre e con grande curiosità vedo. È vero, noi oggi abbiamo molta evidenza del fatto che una condizione svantaggiosa per il genitore porti ad uno sviluppo nel quale questi svantaggi si vedono. Sono molto noti proprio gli effetti della malnutrizione, in particolare del consumo di fumo e di alcol. Sono proprio più studiati, più noti. La malnutrizione soprattutto nelle donne, e invece in realtà il consumo di fumo e di alcol soprattutto nei maschi. Quindi questa cosa è particolarmente interessante. Però d'altro canto troviamo in varie specie, forse anche nell'uomo, alcuni esempi sono così, situazioni nelle quali la trasmissione epigenetica per una o due generazioni determina in effetti una sorta di adattamento. Quello che ha raccontato il collega, ma ne conosciamo anche nelle piante, in cui a seconda degli impollinatori disponibili si trasmette per due o tre generazioni una forma del fiore piuttosto che un'altra. E allora c'è una parte degli studiosi che suggerisce anche le strutture epigenetiche, che sono tante diverse, non sono solo la struttura del DNA, sono tantissime. Però le abbiamo perché c'è una parte dell'informazione genetica che codifica per strumenti che interagiscono con l'ambiente e quindi fanno cose. E forse anche il fatto che sfugga al cancellare tutta l'epigenetica certi geni piuttosto che altri con una maggiore frequenza, anche quello è soggetto dell'evoluzione, perché gli strumenti molecolari che ci consentono di avere un intervento epigenetico più forte in certe aree del DNA piuttosto che altre potrebbero essere delle istruzioni scritte nel DNA che in certe condizioni ambientali sono state favorite, quindi forse la capacità genetica di trasmettere l'epigenetica, quindi le caratteristiche almeno per due o tre generazioni, su certi geni piuttosto che altri, che possono salvarci la vita, che possono rappresentare degli adattamenti, è un'ipotesi che si avanza. Il famoso esempio appunto della carestia, nel quale i figli della carestia erano più proni a diventare obesi perché? Perché avevano un metabolismo più attivo, che era servito, certo, ai propri genitori per sopravvivere, certo, e che forse nell'ambiente si ritrova per un periodo che è più lungo di una generazione, perché, certo, quello studiato era legato a una guerra, ma nell'ambiente succede per periodi più lunghi. Quindi diciamo, forse tutte e due le cose esistono ed è sicuramente di grande interesse, quindi sono le cose che si studieranno. Non c'è dubbio che è una, diciamo, è una sequenza di esperienze che fa parte appunto di un problema talmente grande che non è sufficiente una trasmissione. Possiamo dire ai nostri telespettatori che abbiamo dato un'infarinatura su quella che è l'epigenetica, su quella che è la trasformazione dell'uomo, su quella che è l'esperienza delle singole cellule nel diventare poi persone adulte che hanno una certa caratteristica, che hanno certi caratteri, eccetera. E però ritengo che sia necessaria un'altra trasmissione che io pregherei di partecipare a tutti i nostri scienziati per capire anche l'evoluzione di questa epigenetica e magari entrare a preparare già dei contributi che consentano poi di far capire meglio l'esperienza di questa epigenetica e soprattutto far capire cosa vuol dire inquinamento. Cosa vuol dire esperienze negative, come si può salvare il genere umano non soltanto perché beve dei veleni che vengono lasciati nell'acqua, ma che invece queste sostanze hanno un'influenza anche sulle prossime generazioni, non soltanto un'esperienza singola. Io purtroppo devo chiudere questa parte della nostra trasmissione, ringrazio i nostri scienziati di aver contribuito. Io spero che siano stati abbastanza chiari con i nostri telespettatori sul capire un problema così complesso e nuovo, peraltro, perché è una scienza che ha pochi anni e che naturalmente ci riserva un sacco di sorprese.
Tullio, certo, a te. Certo, certo, ringraziamo gli ospiti che sono stati con noi, la dottoressa Elisa Corteggiani in studio, il professor Andrea Pilastro in collegamento e il dottor Ernesto Burgio per la disponibilità appunto nei collegamenti. Grazie al professor Gianni Tamino per essere stati con noi. Sicuramente una tematica enorme, una tematica complessa che richiede sicuramente più spazio per approfondire, per capire anche che cosa offre, che tipo di dibattito e possibilità offre lo sviluppo di questo nuovo settore, chiamiamolo così, della genetica, che è l'epigenetica, destinata appunto a cambiare molte cose di cui si pensava di conoscere già tutto quanto. Grazie ancora per essere stati con noi. E invece, prima di salutarci, abbiamo come sempre i nostri ospiti silenziosi che ci seguono ormai da tempo. Iniziamo questa sera purtroppo con Aung San Suu Kyi, la premio Nobel per la pace nel 91, che è stata condannata questa settimana ad altri 5 anni di prigione da un tribunale del Myanmar, condannata appunto per 11 reati, ricordiamo sono 11 reati di cui è accusata di corruzione. Ecco, secondo il giudice avrebbe accettato una tangente dell'equivalente di oltre 500.000 euro dall'ex governatore della regione di Yangon. Ecco, ricordiamo che poi in precedenza era già stata condannata ad altri 4 anni per altre accuse. Invece per Julian Assange ormai sembra che l'estradizione negli Stati Uniti sia veramente possibile, ormai si sta aspettando il responso ancora di un possibile congelamento, ma al momento insomma sembra che Assange, giornalista australiano di cui gli Stati Uniti chiedono l'estradizione per aver diffuso le notizie relative ai crimini dell'umanità, contro l'umanità fatti appunto dagli occidentali, sembra ormai appunto che l'estradizione sia una possibilità veramente ormai possibile. Per Patrick Zaki invece bisognerà attendere il 21 di giugno per la prossima udienza, quindi per lui non ci sono novità particolari, lui resta in libertà, mentre appunto Aung San Suu Kyi e Julian Assange invece restano in carcere. Per tutti e tre noi continuiamo a ribadire e a chiedere giustizia, ma soprattutto libertà. Ci fermiamo qui per quanto riguarda questa nostra puntata di TV7 Match. Vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, come sempre alle 21. Buonanotte a tutti e grazie ancora ai nostri ospiti che sono stati con noi questa sera.